Ma io fino al di là dei 15 minuti orribili di inizio partita, dove abbiamo veramente, eravamo fermi, non lo so se frenati dalla tensione, dalla paura, però quei 15 minuti iniziali sono stati veramente preoccupanti. Poi dopo la squadra piano piano è entrata nella partita, in quei minuti non abbiamo subito gol e poi fino all'episodio del rigore, credo che in campo, per quello che riguarda le manovre, le occasioni create e non concretizzate, almeno da quello che ho visto io, c'è stata solo una squadra, perché non abbiamo subito niente e abbiamo creato almeno 4 opportunità clamorose per poter andare in vantaggio. Poi in un'altra situazione altrettanto clamorosa, cioè un fallo su Guerrieri non evidente, l'hanno visto tutti, meno che purtroppo chi doveva decidere di vederlo, e lì abbiamo subito il gol a 10 minuti dalla fine o giù di lì, e poi è normale, insomma, che abbiamo provato a fare quello che potevamo fare. E quindi questa oggi è una partita che, ripeto, se l'avessimo persa con tanti punti in classifica staremmo qui a contestare l'arbitraggio, e invece l'abbiamo persa con pochi punti in classifica, quindi da ultimo, e contestiamo l'allenatore, e mi sembra anche la cosa giusta e normale. Questa è la mia opinione. Questa è un'opinione sacrosanta, nel senso che io stesso dopo la partita con la Spal ho detto che se non miglioravamo in questo aspetto diventava dura, insomma, voglio dire, perché anche oggi, anche sul regalo dell'arbitro, se tu avevi fatto 2 gol vincevi 2-1, voglio dire, è chiaro che se non realizzi c'è sempre un momento in cui puoi subire gol, è successo anche oggi come in altre occasioni, e tanti nostri pareggi o tante nostre sconfitte di misura sarebbero state tranquillamente metabolizzate se noi avessimo fatto non dei gol impossibili, dei gol normali. E quindi sotto questo punto di vista non, però tanto, cioè, se l'errore più grande a mio giudizio, poi ovviamente quello che penso io, è che la domenica prima non doveva giocare Petkovic, e poi gioca Petkovic perché doveva giocare Citro, poi gioca Citro e non doveva giocare Citro perché doveva giocare Petkovic, poi giocano tutti e due insieme, non dovevano giocare nessun dei due perché doveva giocare Decenco. Questo è un esercizio, secondo me, che ci porta fuori via, insomma, voglio dire. Io credo che, come hai detto tu, che oggi nella fase offensiva non siamo stati neanche fortunati, perché il tiro di Rizzato è andato sulla traversa, e poi in altre occasioni non siamo stati molto probabilmente lucidi. Su questo aspetto sono d'accordo, di fatto l'ho anche detto, questo mi fa pensare. No, ma l'approccio è stato il peggiore, credo, di queste 15 partite. È durato 15-20 minuti, sono d'accordissimo, però è anche vero che in quei 15-20 minuti stavamo 0-0, quindi i 70 successivi, anzi 60, perché gli ultimi 10 minuti c'è stata confusione, però diciamo i 60 successivi credo che abbia giocato al calcio solo il derelitto Trapani, chiamiamolo così, o questo Trapani come viene. Io ripeto, se non dovessi guardare la classifica e quello che abbiamo fatto purtroppo in queste 16 giornate, oggi potrei accampare non 1000-2000 scuse, ma una molto semplice: non meritavamo di perdere. Però questa mi sono stancato io di ripeterla, si è stancata la gente di ripeterla, di sentirla, e quindi rimangono solo frasi. Ma voi ditemi, al di là dell'1-0, poi c'è avuto un paio di occasioni quando eravamo tutti avanti dopo l'1-0, ma ditemi fino a quel momento se c'era una squadra che doveva vincere questa partita, ripeto, con le difficoltà che abbiamo in questi momenti, se non doveva essere il Trapani. Purtroppo non è stata così, e devo sottolineare che nasce, non credo che sia un discorso dove possa ricevere squalifiche, da un errore, da una topica dell'arbitro. Quindi abbiamo sbagliato noi i gol, li aveva sbagliato l'arbitro, e tutte e due abbiamo contribuito a far vincere la partita al Pisa. Ecco, se le rivolgessero a bruciapelo una domanda, dice, ma lei ce l'ha un piano B per cambiare, invertire la rotta? Lei che risponderebbe? Ma rispondo che non è da oggi che ci sto pensando, sono tante partite, quindi non è che, diciamo, la situazione era complicata prima di questa partita, lo era già secondo me dopo le prime 5, dove non avevamo mai perso, però non avevamo neanche vinto, però c'era la voglia di capire quello che sarebbe stata questa squadra, quello che avrebbero
portato i ritorni di certi giocatori. Oggi tranne Raffaello eravamo in pieno organico, quindi non c'è più neanche la scusante per me, per la squadra, per nessuno dei giocatori che sono assenti. Quindi è chiaro, dentro la mia testa ho tante cose, però in questo istante preciso ho solo la delusione dell'ennesima partita proprio sprecata, buttata al vento e assolutamente non meritata. Insomma, sai, se questa squadra prendesse delle scopole 3-4-0, no? Perché l'anno scorso, per esempio, abbiamo preso 4 gol a Cagliari, 4 gol a Novara, 3-0 in casa con il Pescara. Quindi, per assurdo, invece questa squadra, pur facendo molto molto meno, adesso non è che invoco una goleada al contrario, però sta sempre in partita, però gli manca sempre quel qualcosa per poter portare a casa un risultato che, a mio giudizio, dai valori che si vedono in campo non mi sembra impossibile. Però se non ci riusciamo è inutile star qui a fare troppe discussioni e a trovare troppe giustificazioni.